Hasta la vista, ragazzi! Io sono Cyborg Gamer dal distopico futuro ed eccoci qui oggi in un nuovo mitico episodio su Dragon Ball Z Kakarot. Eccoci qua, ritornati con il nostro caro Gohan ragazzo qui nel grande deserto occidentale e io ragazzi oggi parto già gasatissimo con un hype davvero a mille perché siamo al cospetto della base sotterranea di Babidi che vedete proprio dietro Gohan, diciamo in quel cratere con tutta la sabbia e tutta la roba, e poi c'è quel piripillo, quella roba piccolina lontanissima che sarebbe l'entrata appunto della base di Babidi, che è sotterranea, c'ha vari livelli, non ci siamo ancora entrati, però appunto credo che oggi ci entreremo perché andremo a fare proprio la missione storia, della storia principale finalmente, perché non ci sono più intoppi, non ci sono missioni secondarie, non ci sono allenamenti, non c'è più nulla che ci trattiene, quindi possiamo assolutamente scendere lì sotto e fare il culo a tutti, a Pui Pui, a Yakon, a Darbula, insomma a tutti i vari nemici, poi ci sarà anche l'uscita di Majin Buu dalla sfera, non so se accadrà oggi ragazzi, magari ci vorrà qualche episodio, però appunto noi andremo a goderci tutta l'avventura. L'unica cosa che già mi disturba è che questo gioco di solito sminuzza tutto all'osso, quindi le varie scene sono molto corte e appunto le cutscene sono molto corte, diciamo, anche deboli se vogliamo, perché ci fanno vedere proprio pochissima roba e molte volte vengono saltate intere scene che sono anche importanti, ad esempio nell'anime. Quindi non lo so perché il gioco continua a fare così proprio nella storia principale, è una cosa che mi fa storcere un po' il naso almeno in questo gioco, però ragazzi alla fine non ci possiamo fare nulla, ci godiamo appunto quello che ci dobbiamo godere, quello che vedremo insomma. La missione si trova praticamente lì ragazzi, su quella roccia dove c'è il segnalino rosso e lì di regola ci dovrebbero essere i guerrieri Z, quindi andiamo lì appunto e andiamo ad avviare la missione. Ma fermi tutti, prima di cominciare, se non volete essere terminati all'istante, mi raccomando ragazzi ad andarvi a recuperare, se non lo avete visto, lo scorso episodio di Dragon Ball Z Kakarot, in cui siamo andati semplicemente a completare questa mitica missione secondaria per il personaggio di Nam, chiamata Un Occhio al Futuro. È stata una missione simpatica e anche piuttosto lunga, ci ha fatto anche capire varie cose, abbiamo visto il villaggio di Nam per la prima volta e quindi ragazzi tutto è stato davvero fantastico. Quindi vi lascio la scheda qui in alto e il link in descrizione. Allora, ci troviamo in questa missione della storia principale chiamata Majin Buu è rinato, episodio 2, all'inseguimento, perché vi ricordo che prima che tutte le missioni secondarie ci interrompessero, stavamo inseguendo Yamu e Spopovic, che dopo aver preso l'energia da Gohan, che si era trasformato in Super Saiyan 2 al torneo, sono fuggiti via e poi i guerrieri Z hanno inseguito Yamu e Spopovic, che sono venuti qui praticamente alla base di Babidi. Il riepilogo ci dice: Spopovic e il suo compare, non ho capito perché non mettono il nome, Yamu, stanno scappando. I guerrieri Z li inseguono, chiedendosi quale nuova minaccia li attenda. Ovviamente noi fan sappiamo tutto dall'anime, perché abbiamo visto più volte l'anime, quindi sappiamo com'è la saga di Majin Buu, io me la ricordo perfettamente, solo che qui appunto ragazzi i guerrieri Z scoprono il tutto per la prima volta, quindi non sanno che cosa aspettarsi, non sanno tutti i nemici che devono affrontare, poi infine Majin Buu, porca miseria. Se vediamo un attimino i progressi storia, qui ragazzi abbiamo solamente due box, il primo dice insegui Yamu e Spopovic, quindi dobbiamo solamente arrivare lì e penso che si spunterà il box, e poi abbiamo un altro con i punti interrogativi, quindi non so che altro accadrà. Io so solamente che siamo belli, carichi e pronti con Gohan, siamo davvero potentissimi, e quindi ragazzi, subitissimo, partiamo. Facciamo in questa maniera, vado prima verso l'alto, così da avere una bella visuale, perfetto, e poi ragazzi andiamo subitissimo qui, senza farci vedere dagli sgherri appunto di Babidi, quindi subito. Ok, eccoli, sono papà e gli altri, perfetto ragazzi, sono su questa roccia. Quindi ci sono appunto, vediamo un attimino, Vegeta, Goku, Junior e Krillin. Krillin con i capelli, vi ricordo. Andiamo qui e procediamo con la missione. Quindi parte subitissimo. Ok, perfetto ragazzi, ci sono anche Kaioshin e Kibit. Benissimo. Ok, lì ci sono gli sgherri. Vediamo chi sono. Yamu e Spopovic, li riconosco. E c'è anche Pui Pui, ragazzi. Laggiù c'è qualcuno, dice Goku. Quello sarebbe Babidi, ragazzi. Allora, siamo davanti all'entrata, appunto, della base di Babidi. Guardate lì, c'è il logo Majin sopra.
fatta divinamente l'entrata, mi piace un botto, mi ricorda tantissimo l'anime, quindi perfetto. E devo dire che anche Pui Pui, con questi colori, con questo contrasto bianco e nero, fantastico. Comunque, come skin è stato realizzato bene in questo gioco. Devo sempre fare così, ragazzi, devo puntualizzare, devo dire se un personaggio mi piace in questo gioco o meno, come è stato realizzato, eccetera, eccetera. Mentre per Yamo e Spopovic, sì, mi piacciono assolutamente. Quindi, vediamo che succede. Kaioshin dice no, non è lui, quindi non è Babidi assolutamente, è solo un suo sgherro. Junior dice sta uscendo qualcuno, attenzione ragazzi, già mi aspetto qualcosa di divino. E infatti ecco qua ragazzi, Babidi e Darbula, mamma mia, figata assurda, ci vengono fatti vedere per la primissima volta, quindi perfetto. Darbula, dice Kibit, ovviamente Kibit e Kaioshin conoscono benissimo Darbula. Quel maledetto Babidi ha dalla sua parte perfino il re degli inferi. Esatto ragazzi, ci è riuscito insomma Babidi a controllarlo. E il bello è che qui Babidi, vabbè non ha ancora proferito parola, lo sentiremo tra poco immagino, e sta svolazzando, sta in aria così fluttuando, e poi c'è Darbula appunto bello possente ragazzi in questa posizione con il mantello che fluttua dietro, fantastico, mi piace come è stato realizzato. Quindi andiamo avanti, Darbula, chi sarebbe? Quello alto? Oddio ragazzi, comunque fighissimo, con gli occhi gialli tra l'altro, mamma mia, vediamo. Ok, re degli inferi, Darbula, e Kaioshin dice sì, ok, quindi ci viene presentato con il nome, e poi appunto ci viene inquadrato Babidi, quindi quel piccoletto sarebbe il mago Babidi, esatto, che poi non ha ancora detto nulla. Mago malvagio Babidi, ok, mi piace quando in questo gioco vengono presentati personaggi per la prima volta con delle scritte, con delle robe, fantastico, ok. Non ha alcuna forza combattiva, ma sa usare molte magie pericolose, ok, questo me lo ricordo, è un mago ovviamente, e può controllare gli altri, può fare vari incantesimi, varie cose, ma come combattimento corpo a corpo non sa fare nulla, questo me lo ricordo chiaramente. Il bello è che stanno tutti nascosti qui a scrutare, quindi vediamo. Ok, la sua magia più terribile gli permette di controllare le persone usando la malvagità e l'avidità nel loro cuore, cosa che succede poi a Vegeta, che diventa Majin Vegeta. Ok, la cosa assurda ragazzi è che ricordandomi l'anime alcuni dei nostri guerrieri Z faranno una brutta fine, rimarranno appunto solamente Gohan, Kaioshin, Goku e Vegeta, e quindi Krillin e Junior mi ricordo che vengono praticamente pietrificati da Darbula e Kibit viene distrutto da Darbula, peccato, vediamo. Per questo solo chi come noi ha un cuore puro può combattere contro di lui, perfetto, ha senso come cosa, ok. Ecco qua ragazzi, Babidi proferisce parola, ma guarda, avete fatto il pieno di energia, ok, ora li ammazza, mi ricordo che è talmente malvagio che ammazza i suoi stessi uomini una volta che hanno finito il compito. Siete stati bravi, tra poco Majin Buu potrà risvegliarsi, in realtà manca parecchio ancora, e con questo il vostro compito è concluso, ecco, le ultime parole famose, vediamo, Pui Pui, vediamo. Suddito alieno di Babidi Pui Pui. Mi piace ragazzi che la sua testa è lunga come quella appunto degli alieni della saga di Alien, insomma, che io ho visto, e anche come la terza forma di Freezer. Cioè mi piace sto fatto, però il fatto è che è diverso. Cioè ricorda un po' la terza forma di Freezer, quella d'assalto, però è un alieno di un altro tipo e c'ha la M di Majin. Quindi Babidi chiama Pui Pui, ma cosa sta per fargli fare? Vediamo un attimino ragazzi. Agli ordini, subito ragazzi, cambia la musica, che sta succedendo? Ok, di che musica si tratta? Sento una musica un po' diversa, vabbè, andiamo avanti, agli ordini. Oddio, oddio, Yamo e Spopovic, eh? Cioè li distrugge ragazzi, li distrugge così, cioè io rimango di stucco, tutto bianco tra l'altro. E scoppia tutto, ma non andava così ragazzi, io mi ricordo che Babidi li faceva contorcere su se stessi, esplodevano. Dunque Darbula, ok. Quindi qui in questo gioco, ragazzi, a volte le cose vanno diversamente e non ho capito il perché. Non so se nel manga effettivamente succede questo, ragazzi. È strana come cosa. Ok, li ha fatti eliminare da Pui Pui, che comunque è molto più potente, di Yamo e Spopovic, che sono dei terrestri potenziati. Quindi, dunque, Darbula, vediamo. Come previsto, Yamo e il suo amico hanno portato qui anche degli ospiti. Quindi se l'aspettavano. Ok, non erano impreparati, ragazzi. Quindi sanno che ci siamo noi lì, magari dietro le rocce. Vediamo. E fra loro c'è anche Kaioshin, quello che ha ucciso mio padre, ovvero Bibidi. Esatto, ragazzi, esatto. Vediamo. Anche se non possiamo usare le energie di Kaioshin e Kibit. Ok. Avanti, tra l'altro mi piace un sacco la voce giapponese di Darbula.
Ci sono altri tre che hanno un'energia meravigliosa. Esatto, ragazzi, parliamo di Goku, Vegeta e Gohan, mamma mia. Vediamo. Uccidi tutti tranne quei tre e rientra, così li attireremo dentro l'astronave, ok? E sì, perché è un'astronave, ragazzi, che appunto poi si posiziona nei sotterranei, bella nascosta, però è un'astronave aliena, effettivamente. Vediamo, lì assorbiremo la loro energia. Ragazzi, non vedo l'ora che si scateni il putiferio e non vedo l'ora di vedere, tra l'altro, tutti i combattimenti, ma soprattutto Gohan contro Darbula. Vediamo. Darbula dice, capisco, sta lì, ragazzi, pronto come appunto un servitore preciso, efficiente e leale. Quindi fantastico. Vediamo. Ah, lascia vivo Kaioshin. Ok, lo immaginavo. Vediamo che succede. A lui penserò personalmente più tardi. Ecco, lo immaginavo, me lo ricordavo dall'anime, ovviamente, perché è il suo nemico giurato. Quindi, vediamo. Come desidera, Padron Babidi. Mamma mia, come parla, altolocato. Ok, non deludermi. E adesso minimo ci sarà una cazzina interessante, immagino, Ok, sì signore, e se ne va dentro fluttuando, fantastico. Ok, quindi rimane solamente Darbula. Dunque, cominciamo. Quanto mi piace, ragazzi, Darbula, bello, serio, preciso, leale, come un soldato, ecco, però ecco, esteticamente fighissimo, ecco. Ok, vediamo. Quindi si teletrasporta, spam, proprio roba di secondi, ragazzi, Kibit distrutto, non esiste più. Ok, e adesso? Ah, cavolo, ragazzi, lo sputo pietrificante su Junior e Krillin. Accidenti. Cavolo, siamo messi nella merda. È la prima volta che succede, tra l'altro. Deve essere stato uno shock vederlo nell'anime la prima volta, ragazzi. Ok, pietrificati al massimo, totalmente. Krillin, piccolo. Mamma mia, ragazzi. Non toccateli, sono stati trasformati in pietra. Se cadono, si distruggono, poi muoiono. L'unico modo per farli tornare normali è uccidere Darbula. Il possessore della mossa, insomma. Tutto qui, allora è facile. Se, Goku, è facile, non credo proprio. C'è la forza di Cell, perfetto. Andatevene via, nessuno può fermare il nobile Babidi. Oddio. E se ne va. Quindi, vedete ragazzi, le scene sono molto veloci, troppo veloci. Andiamo. Ok, dove vai Vegeta? Ok, e Gohan? Rimane qui, lo controlliamo noi, immagino. Ok, vedo che rimane nella posizione come quando sta in aria volando. Oh mio Dio, ragazzi! Allora, 14.500.342 punti esperienza come ricompensa e storia. Per Goku, solo per Goku. Porca miseria, 14 milioni! Di quanti livelli sale, allora? Cioè, è assurdo. Cioè, allora, non ha senso fare le missioni secondarie, le varie cose, perché poi arriviamo nella storia principale e mi fa passare da tot livelli a tot altri livelli, perché con 14 milioni di esperienza mi fa salire minimo di 10 livelli, anche di più forse. Oddio ragazzi, oddio, qua rimango veramente stupito. Andiamo avanti. Anche Vegeta, 15.705.699 punti esperienza, quindi ancora di più. Quindi esperienza per Vegeta, per chi altro? Per nessun altro, quindi Gohan no, va già bene così. Aumento di livello che raggiungono praticamente livello 64-65. Infiltrati nell'astronave di Babidi, quindi ragazzi, perfetto. Oddio, abbiamo Junior, ragazzi, pietrificato e anche Krillin. Ma se ci cammino non è che lo distruggo? No. Forza papà, liberiamoci di questo spaccone e salviamo piccolo e Krillin. Naturalmente. Vegeta che fa... Ok ragazzi, fatemi controllare un attimino. Krillin e appunto Junior, cioè abbiamo l'occasione di vederli un attimino, sono fermi in queste posizioni. Mamma mia ragazzi, che roba! E poi alla fine la pietrificazione qui in questo gioco rende molto bene, cioè si vede che sono fatti di pietra. Fantastico! Peccato che rimangono qui per un bel po' di tempo, poi se non sbaglio, quando arrivano Trunks e Goten, Trunks, mentre fa il monello, fa cadere praticamente Junior che si spacca, però meno male che poi lui si può rigenerare. Quindi tanta tanta roba. La cosa che sto notando, ragazzi, adesso, molto importante, è che abbiamo Goku e Vegeta come personaggi di supporto. Kaioshin non lo vedo praticamente, credo sia andato già perché qui non c'è. E appunto Goku e Vegeta sono arrivati a livello 64-65, diciamo, alla pari del nostro caro Gohan, quindi siamo tutti più o meno sullo stesso livello. Ovviamente con le trasformazioni poi cambia la situazione, anche perché Goku ha più trasformazioni di tutti. Comunque è interessante vedere che abbiamo Goku e Vegeta come personaggi di supporto, quindi ce li portiamo assieme, ragazzi, giù nella base e li andiamo a fare il culo. A questo punto, ragazzi, io direi che è il momento di andare, quindi subito ci alziamo in volo e facciamo in questa maniera. Subito ci arriviamo, ecco qua l'entrata bellissima. Appunto dell'astronave sotterranea di Babidi, chiamiamola così, fatemela esplorare un attimino. Qui sembra una pillola dietro, questa parte rossa, perché poi c'è il contrasto della parte bianca, quindi
Tra l'altro, ragazzi, sto notando che ci sono tipo i buchi che ricordano i buchi sulla testa di Majin Buu. C'è una roba assurda anche sul corpo di Majin Buu. Quindi roba assurda. Vediamo, centriamo. Perfetto, c'era proprio il segnalino all'interno dell'entrata, quindi fantastico. Eccoci qua, ragazzi, attenzione, siamo in uno dei piani dell'astronave sotterranea, appunto, di Babidi. Goku dice: che razza di stanza è questa? Tutti che si guardano attorno, quindi siamo in quattro sostanzialmente, siamo rimasti in quattro. Vediamo, non c'è neanche un mobile, infatti è vuota sta stanza, però è tipo un po' futuristica, direi, come stile, ecco. Vediamo. Non fate niente di avventato, non sappiamo quali trappole nasconda questo posto. Esatto, infatti. Magari ci potrebbero essere anche dei malefici, delle robe magiche qua dentro. Quindi statevi fermi e non toccate nulla. Sentite Kaioshin. Tra l'altro, non vi sembra strano che non abbia attaccato voi tre? È ovvio, ragazzi, che si capisce che c'è qualcosa di sospetto, perché non ha attaccato, guarda caso, proprio loro tre. E vuol dire che hanno bisogno di loro tre. Quindi, vabbè, Kaioshin è molto intelligente, capirà la situazione, immagino. Vediamo. Mi dispiace, ma non siamo capaci di restare senza fare niente. Oddio, che risposta è, Vegeta? Tu dovresti essere anche tu un bel po' saggio, ecco. Strano che Vegeta, a questo punto di Dragon Ball Z, insomma, diciamo che è abbastanza più saggio rispetto all'inizio. Non è più tanto impulsivo, credo, almeno. Però dice: no, mi dispiace, non siamo capaci di restare senza fare niente. Ma come, che siete dei bambini che non sapete stare fermi? Assurdo. Comunque, vediamo. Che succede? Ho sentito un suono. Ah, si è aperta una porta. Arriva Pui Pui, ragazzi, il primo. Padron Babidi si trova all'ultimo livello di questa nave, quindi sotto, in basso. Perfetto, questo me lo ricordo. Quindi il primo nemico è Pui Pui, che dovrebbe in teoria combattere contro Vegeta. Vediamo. Purtroppo per voi non potrete scendere prima di avermi sconfitto. Che poi non mi ricordo di preciso il livello di combattimento di Pui Pui, però credo che sia molto, molto, molto scarso. Non so a che livello, però molto scarso rispetto a Vegeta, infatti lo fa fuori, mi ricordo subitissimo. Quindi, andiamo avanti. In altre parole, questa astronave diventerà la vostra tomba. La risata mi piace, ragazzi, molto simpatica, ok. Non credo che sarà la nostra tomba, perché noi, purtroppo, mi dispiace anche, vi passeremo da sopra e andremo oltre, andremo a sconfiggere poi Majin Buu, pian piano. Vediamo. Ah sì, io non ne sarei tanto sicuro, dice Goku, con l'aureola, tra l'altro, che gira. Ok. Allora, chi comincia? Adesso mi sa che fanno carta, forbice, sasso, tipo, se non sbaglio, eh. Facciamo decidere la sorte. Ecco qua, ragazzi, subito. D'accordo, vediamo. Avanti, che fanno? Bim, boom, bam, che poi sarebbe sasso, carta, forbice, se non sbaglio. Almeno Goku fa sempre così quando deve scegliere. Mi ricordo che in Dragon Ball Z usano sempre questo metodo per far scegliere alla sorte. Ok. Ok, Pui Pui che rimane sbigottito, con la faccia proprio tutta strana, tutta così. Bim, boom, bam, ancora lo stanno facendo, ragazzi, ci riprovano. Ah, accidenti, dice Goku. Bene, comincio io. Perché non hanno inquadrato la scena, ragazzi? Cioè, pur di non fare l'animazione che fanno bim, boom, bam, hanno inquadrato Pui Pui e non loro che stavano facendo la cosa. Che senso ha? Vabbè, ok, forse per fare la scena tipo divertente. Vediamo. Vuole davvero combattere da solo? E vabbè, Kaioshin, ragazzi, però certe volte non è tanto sveglio. Ok, è intelligente, però sveglio non tanto, perché come non sa il potere di Vegeta. Ok, ha letto tipo la mente di Goku, ma su Vegeta non sa nulla, possibile? Cioè, voglio dire, non sa che potentissimo Vegeta, quasi ai livelli di Goku, insomma, e anche Gohan lo è. Cioè, a volte rimane tipo spiazzato, dice: oddio, ce la farà mai a sconfiggere questo avversario? Ma certo che ce la fa. Oddio, vediamo. Naturalmente, per uno del genere, io basto e avanzo. Ok, perfetto. Vegeta è sicuro di sé? Siete ancora più stupidi di quanto credessi. Perfetto. Siamo arrivati agli insulti, in pratica. Come ho già detto, non supererete mai questo livello. Mi sta stupendo che i dialoghi durano parecchio. Vediamo. Tutti i danni che subirete saranno trasformati in energia e assorbiti da questa stanza. Questa è la genialità di Babidi e della sua astronave a più piani. Ovvero che quando, appunto, questi nemici, ovvero Goku, Gohan, Vegeta, Kaioshin, insomma, subiscono dei danni, viene assorbita tutta la loro energia e poi, appunto, viene catturata questa energia e usata sempre per Majin Buu, immagino. Quindi, vediamo. Andando ad alimentare la sfera dove è rinchiuso Majin Buu. Ecco, ragazzi, lo stavo dicendo io, poi l'ha detto subito lui. Ok, l'ho detto poco prima io, vabbè. Vediamo. Buono a sapersi, quindi non potete assorbire la mia energia se non subisco danni, giusto? È ovvio, è un ragionamento ovvio, Vegeta. Ok, esatto, ma questo sarà impossibile. Pui Pui, non devi esserne tanto sicuro. Io mi sto chiedendo adesso se
useremo Vegeta per combattere contro Pui Pui, cioè in prima persona, non usando Gohan con i personaggi di supporto come è successo poco fa. Vediamo. Basta con le chiacchiere, finiamolo in fretta. Ok. Fatti sotto, perfetto ragazzi, io sono pronto, vediamo un po' se parte la battaglia. Let's go. Ok, Babidi. Ehi, non voglio che mi danneggiate la nave. Ok, e quindi? Ah, adesso mi sa che cambiano, ragazzi, il luogo di combattimento, la zona, perché grazie alla magia, appunto, ogni piano può diventare anche un luogo gigantesco, quindi tipo un'arena a scelta, insomma, di Pui Pui, se non sbaglio, comunque di Babidi, quindi vediamo. Papparapà! Sì, mi ricordo, ragazzi, in italiano lo diceva. Ok, e quindi adesso cambia tutto quanto. Ecco qui, adesso siamo sul pianeta di Pui Pui, se non sbaglio, in cui la gravità, da quello che ricordo, è diversa. Ok, tutti rimangono sbigottiti perché rimane il cerchio per terra, questo è il bello, però sono sempre nell'astronave, ma grazie alla magia sono anche da un'altra parte, quindi spettacolare. Vediamo. Ehi, ma che... Ovviamente, ragazzi, Gohan e gli altri rimangono sbigottiti perché, cioè, ti cambia il panorama all'improvviso, tu non te l'aspetti, è normale che rimani così. Vediamo. Cos'è successo? Dove siamo? Ok, che succede? Babidi ha usato la magia per trasformare la stanza, forse per dare un vantaggio al suo guerriero. Ovvio che è così, ma ovvio, cioè scontato. Ok, Vegeta dice non mi interessa, ovviamente è pienamente sicuro di sé, di batterlo, sa le sue capacità e quindi ragazzi lo sappiamo anche noi che lo batterà, quindi spero ci sia la battaglia perché di solito, come sapete, sto gioco salta certi eventi, certe cose che dovrebbero avvenire e certe altre volte invece ci mette delle battaglie che magari manco avvengono realmente, sono così corte che non sono appunto neanche battaglie, almeno nell'anime. Vediamo che succede. Ok ragazzi, c'è effettivamente la battaglia Vegeta contro Pui Pui. Tra l'altro Vegeta con questo outfit, questa tuta blu della saga di Majin Buu. Vediamo un po', non hai speranze, dice Vegeta. Subito partiamo con un attacco Big Bang devastante ragazzi. E che devasto fa con quell'esplosione gigantesca. Vediamo un po', il posto mi piace, il posto in cui siamo. Vediamo un po', che succede? Che attacchi fa lui? Colpo da cecchino, ok. Molto facile da schivare tra l'altro. Ok, dai, andiamo con un po' di combo. Qui la gravità è 10 volte superiore a quella della Terra. Questo me lo ricordo. È il pianeta dove sono nato e cresciuto. E allora? Una gravità come questa non mi fa nulla perché Vegeta si è allenato a gravità ben superiori, ben più alte, insomma. Ok ragazzi, vediamo un po'. Colpo da cecchino, noi facciamo lampo finale, vediamo. No, si sposta ragazzi. Ovviamente si deve spostare, non può essere così semplice. Ok, vediamo un po'. Perfetto, allora attacco Big Bang. Vediamo se sfugge a questo, non può sfuggire ragazzi, non può. Facciamo Super Saiyan, abbiamo solamente ragazzi il Super Saiyan purtroppo. Non altre trasformazioni, tipo il Super Saiyan 2 perché non l'abbiamo ancora visto, quindi... Prendiamo qualche integratore energetico e andiamo con un po' di combo. Vediamo un po' se ce lo permette. Leviamoci. Sempre sto cavolo di colpo da cecchino fa, ragazzi. Super cannone Galick. Vado, lo becco. Dai, lo stiamo devastando, ragazzi. Sostanzialmente lo stiamo devastando totalmente. Pochi dialoghi noto. Attacco Big Bang. Mi piace spammare, ragazzi, a me le mosse energetiche tantissimo. Ok. E quindi... possiamo fare sfondamento dell'infinito a un certo punto. Attenzione. Vai, sfondamento dell'infinito. Falla. No, mi ha spinto via ragazzi, che maledetto. Ok. No, che sta roba ragazzi, oddio. No, leviamoci. No, 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 tutti in un punto. Che casino ragazzi. Vado. Vediamo se riusciamo a fare sta mossa. Attacco a seguire, sì ragazzi, ce la stiamo facendo. Sbam. E lo possiamo concludere con un bel lampo finale, direi. Però prima dobbiamo fare praticamente la scarica. Quindi facciamo il tutto per bene. Fammi ricaricare, Pui Pui. Fammi ricaricare un attimino. Facciamo la scarica con Super Saiyan 1. Con questo outfit, però, che è tutt'altra roba. Lampo finale! Proviamoci, ragazzi! Lo faccio! Fine! Distrutto! Distrutto Pui Pui. Oddio, 1.917.000 ragazzi di esperienza, aumento di livello, Vegeta livello 67. Dai, è stato abbastanza intenso, devo dire, molto bello, molto carino. Ok, quindi, lo ha distrutto? Cioè, abbiamo già finito, dobbiamo vedere qualche scena in cui Vegeta lo distrugge, no? Mi sa che l'ha distrutto già in combattimento. Intanto vediamo Vegeta tutto
che è stato malmenato, tutto sporco, insomma, tutto danneggiato, quindi perfetto. Sebbene il mio outfit preferito sia quello della saga di Cell, insomma, degli androidi, con l'armatura che c'è anche in Dragon Ball Super, questo qui è il secondo che mi piace, praticamente. Quindi Vegeta fa, come al solito, accidenti a Babidi, non poteva mandare qualcuno migliore, giustamente. Ok, che succede adesso? Ehi, guardate, si è aperto un buco per scendere. Ok, benissimo. A questo punto mi sa che devono scendere. Sotto ci dovrebbe essere, se non sbaglio, Yakon, quel mostro verde che vive nel buio e che appunto assorbe la luce, quindi anche l'energia. Vediamo. Perché Goku è il secondo che combatte, poi c'è Gohan. Sembra un ascensore. Infatti, tipo lo è, si devono buttare loro all'interno. Incredibile, come ha fatto? Vabbè, con la magia, immagino. Ok. Ah no, stava parlando di Vegeta. Se stava parlando di Vegeta è tutt'altra roba, insomma. Si stava stupendo del fatto che ha sconfitto Pui Pui, ecco. Ed eccoci qua, ragazzi. Praticamente, diciamo, al secondo piano. Ma questa stanza sembra uguale a quella di prima. Infatti lo è, esteticamente, ragazzi, è uguale. Vediamo che succede, sono curioso. Sento un'altra porta aprirsi. Oh! Yakon, ragazzi, ma come? Io mi ricordo che non arrivava così Yakon, ma stava in una stanza tutta buia e poi tipo combatteva lì Goku, se non sbaglio, ovviamente tanto tempo fa ho visto l'anime. Comunque il discorso è che c'è Yakon, è fatto divinamente, abbiamo appunto la sua forma, che è la sua unica forma, con questi spuntoni appunto dalle mani, dietro la schiena, tutto mostruoso. Mi ricorda anche Dodoria un po' per quelle spalle spinate che c'ha, comunque... Un bel design, è stato realizzato bene, sperando che si possa combattere anche contro di lui. Quindi lui dice, sha, sha, ok. Questo è il suo verso. Belva magica del pianeta delle tenebre, Yakon, ok. Perfetto, c'è anche la sua presentazione. Non mi sembri molto veloce, dice Goku, ok. Che succede, ragazzi? C'è già il combattimento? Kaioshin si spaventa e dice, quello è il mostro demoniaco Yakon. Non mi sembra tanto demoniaco, comunque. È un mostro, dai. Sostanzialmente, un mostro normale, così sono i mostri. Vediamo. Per fare più in fretta, ti trasporterò nel mondo che più ti piace, il pianeta delle tenebre. Ok, ora mi sto ricordando, ragazzi. Quindi vengono trasportati in un luogo buio delle tenebre, in cui Yakon c'ha più forza, più velocità, insomma, statistiche più alte, perché è il suo luogo da cui proviene, immagino. E quindi... è anche più forte, come hanno fatto per Pui Pui. Io, ragazzi, a questo punto, visto che non c'è una pausa tra i vari combattimenti, tra le varie robe, direi di fermarci qui per oggi e poi continuare nel prossimo episodio con la battaglia contro Yakon, eccetera eccetera, e magari ci sarà anche la battaglia tra Gohan appunto e Darbula. Per oggi direi che ne abbiamo visti abbastanza, abbiamo conosciuto e visto finalmente Babidi con Darbula, la fine di Yamo e Popovic, uccisi da Pui Pui, Junior e Krillin sono stati pietrificati da Darbula, sono rimasti lì, e noi quattro, quindi Gohan, Goku, Kaioshin e Vegeta, siamo entrati qui dentro finalmente nell'astronave sotterranea di Babidi, e Vegeta ha già sconfitto il primo avversario, il primo sottoposto di Babidi, ovvero Pui Pui. È stato davvero bellissimo, ragazzi. Non c'è stato molto dialogo, mi aspettavo molto più dialogo, però è finita così. Non c'è stata neanche la parte in cui Vegeta, mi ricordo, metteva le mani sul petto di Pui Pui e lo cancellava sostanzialmente, ma qui il tutto è avvenuto nella battaglia con il lampo finale che ho lanciato io, l'abbiamo distrutto così, insomma. Quindi il tutto è stato davvero divertente, ragazzi, questa parte mi intriga parecchio e nel prossimo episodio iniziamo precisamente da questo punto qui. A questo punto il video è giunto al termine, mi raccomando, fatemi sapere un po' che ne pensate su tutto questo episodio, su tutta questa parte iniziale, diciamo, della saga di Majin Buu, questa parte della storia molto interessante con i vari sottoposti appunto di Babidi. Abbiamo fatto già il primo combattimento e devo dire che è stato un po' intenso, non totalmente intenso come ad esempio quello che avverrà tra Gohan e Darbula, per citarne uno. E quindi, ragazzi, nel prossimo episodio vedremo un po' che cavolo succederà, sperando che le cose migliorino e diventino più interessanti man mano che andiamo avanti. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, se volete lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti e ricordatevi sempre che io tornerò.